Salve e ben ritrovati. Oggi vedremo insieme come progettare una cucina sfruttando al meglio le straordinarie potenzialità della realtà virtuale immersiva. Vorreste conoscere i risultati del vostro progetto prima della sua realizzazione? Oggi vedremo in questo video come fare. Vi ricordo inoltre che nella descrizione del video è disponibile il link che vi rimanda all'articolo di approfondimento, dove potete scaricare il file di progetto e la versione trial di Edificius. Ma iniziamo! Vediamo oggi come sfruttare le potenzialità della realtà virtuale nel progetto di una cucina. Entriamo nell'ambiente virtuale cliccando su Realtà virtuale immersiva e avvia modalità VRI. Entrati nel modello, vediamo subito in prima persona la cucina in linea prevista da progetto. Ma se volessimo modificarla e sostituirla con un'altra tipologia, con il VRI possiamo modificare il modello in pochi e semplici passaggi. Cliccando il grilletto del controller sinistro si apre il menu da dove scegliamo il tasto Seleziona oggetto e poi Modifica oggetto selezionato. A questo punto si apre il catalogo online dove possiamo scegliere tra i tanti oggetti presenti, aiutandoci nella ricerca anche con la tastiera virtuale. Dopo aver fatto la nostra scelta, l'oggetto viene subito sostituito. Nello stesso modo aggiungiamo gli altri elementi per poter ricreare una cucina d'elle. Notiamo però che questo risultato non ci soddisfa pienamente, quindi decidiamo di ridefinire il tutto optando per una cucina con isola. Ripristiniamo la situazione iniziale ed eliminiamo le sedie con il tavolo in modo da avere lo spazio necessario. Poi aggiungiamo gli elementi centrali che vanno a formare l'isola. È possibile modificare il modello, inserire ed eliminare oggetti, direttamente da VRI, come abbiamo appena visto, o in maniera classica. In questo caso inseriamo l'isola e gli altri elementi della cucina, direttamente da pianta, e vediamo come tutto è aggiornato dinamicamente. Il risultato ora soddisfa le nostre aspettative, ma è necessario aumentare lo spazio utile spostando la parete di divisione, selezionando dal menu il comando Sposta oggetto e muovendo l'involucro attraverso i punti di controllo. Ora che abbiamo concluso con le modifiche, possiamo sfruttare le potenzialità del VRI per controllare anche eventuali schede tecniche dei prodotti presenti. Apriamo il menu, clicchiamo su Seleziona oggetto e, una volta individuato l'elemento, andiamo su Visualizza allegati. Quindi selezioniamo il file PDF e vediamo la scheda tecnica del nostro frigorifero. Con questo ho concluso. Vi ricordo che per sfruttare le funzionalità dovete scaricare l'ultimo aggiornamento di Edificius. Se non avete il software, potete scaricare la versione trial che è completa di tutte le funzionalità e valida per 30 giorni. In descrizione troverete il link che vi permetterà di scaricare la versione trial di Edificius e anche scaricare il file di progetto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video.